Ecco, Don Alberto Ravagnani qui a Domodossola. Vuol dirci come ha iniziato? Ho iniziato con la pandemia perché l'oratorio è rimasto chiuso e quindi per riuscire a rimanere ancora vicino ai ragazzi ho provato a fare dei video che mi hanno permesso di rimanere in contatto con loro e poi da cosa nasce cosa e ho continuato a farlo, diciamo. Invece la sua vocazione com'è nata? La mia vocazione nasce in oratorio durante una vacanza, faccio delle esperienze forti, incontro degli amici veri che mi aprono il cuore e faccio un'esperienza di consapevolezza profonda di me, del mio passato, di chi ero e di lì passa Dio, cioè, non lo tematizzo subito, non mi rendo conto subito, però dopo un po' sì, non riesco a non accorgermene e cambio radicalmente. E quindi a un certo punto, dopo un po' di discernimento, ho deciso di dare la vita a Dio che mi aveva cambiato la vita. Ecco, un lavoro grosso è stato fatto durante la pandemia da parte sua e adesso anche per la post-pandemia c'è un gran lavoro perché ha lasciato dei segni non indifferenti nei giovani. Quindi come ci si può approcciare ai giovani adesso per la ripartenza? Se di ripartenza si può parlare perché terminata la pandemia, adesso c'è il dramma di una guerra addirittura. Allora, credo che la pandemia abbia semplicemente fatto venire dei nodi al pettine, abbia accelerato dei processi già in corso, in particolar modo un processo di egoismo e forse individualismo, per cui le persone se ne stanno per i fatti propri, ciascuno pensa di bastare a se stesso, è dentro un sistema che ti fa credere che basti a te stesso, però il nostro cuore è fatto per altro, siamo delle persone. E quindi la ripartenza ha a che fare con la creazione di legami, di relazioni, di fraternità. I social hanno permesso di rimanere in contatto, adesso questi contatti devono diventare relazioni. Per finire, c'è una crisi di vocazione. Cosa si può dire ai giovani perché abbiano voglia di diventare sacerdote? Allora, io credo che bisogna dire anche qualcosa perché i giovani decidono di sposarsi, di prendere delle decisioni lavorative importanti, di spendersi per gli altri. La vocazione non è solo quella dei preti e delle suore, la vocazione ha a che fare con tutti gli uomini che decidono di spendere la propria vita per qualcosa di grande, per Dio e per gli altri. C'è bisogno di uscire da sé, di capire che la felicità la trovi se ti doni. Grazie.